Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi chiacchierata sulle ultime letture del periodo, probabilmente le ultimissime, cioè siamo agli sgoccioli del 2021 di quest'anno, quindi tempo di bilanci, ma vi anticipo che sono molto soddisfatta delle letture che ho fatto ultimamente. Intanto vi anticipo che parlerò a oltranza perché ho letto tantissimi libri, ascoltato diversi audiolibri, letto anche molto in ebook, insomma ci sono tante cose, tanti temi di cui discutere. Quindi perdonatemi, ma sarà uno di quei video lunghissimi. Preparatevi, prendetevi al solito bevande, viveri e accomodatevi. Ho messo anche la poltrona gialla, quando c'è la poltrona gialla sapete che la chiacchierata sarà lunga, quindi devo mettermi bella comoda sul trono. Allora, cominciamo con una grande uscita di quest'anno. Vi anticipo che l'uscita italiana è prevista per il 2022, quindi io l'ho letto in lingua originale e dovremo ancora aspettare un po' per avere l'edizione italiana, ma è comunque un libro che nonostante tutto fa discutere anche in patria. Stiamo parlando di Beautiful World, Where Are You? Di Sally Rooney. Anticipo già una domanda che mi viene spesso fatta quando parlo di libri che ho letto in lingua, ovvero che livello di inglese è. Allora, per quanto mi riguarda, potete andare tranquilli a leggerlo in inglese. Chiaramente, se non conoscete benissimo la lingua, si perde sempre qualcosa, ma questo è ovvio, non devo starlo a spiegare io. Detto questo, però, Sally Rooney è proprio famosa per il suo inglese plain, che non significa banale, ma molto semplice, molto chiaro, molto diretto, molto dialogato anche. Generalmente, infatti, la difficoltà nel leggere i libri in lingua deriva anche dalle descrizioni a cui magari non siamo abituati perché magari abbiamo imparato l'inglese parlando, no? Ma in generale è qualcosa di difficoltoso anche in italiano, se ci pensate, quando avete imparato a leggere andando via via sempre più su libri più complessi, le descrizioni erano forse la parte più difficile perché attingono ad un lessico più specialistico. Per esempio, pensate alle descrizioni di mobili, alle descrizioni di paesaggi, spesso sono molto specifiche, quindi è evidente che non sono vocaboli immediatamente comprensibili per persone che hanno imparato quella determinata lingua come seconda lingua. Ecco, in Sally Rooney invece non ci sono assolutamente questi risvolti, cioè le descrizioni sono sempre molto orientate sui personaggi e non tanto sui loro surrounding, cioè su quello che gli sta attorno, sull'ambiente. Sono libri incentrati completamente sull'interiorità dei personaggi e sul loro rimuginare, sui loro pensieri. Quindi per concludere è assolutamente affrontabile per chi ha un livello medio di inglese. Passando al libro, il mio preferito di Sally Rooney, secondo me l'opera, la sua opera più matura, riprende lo schema di personaggi, il quadrilatero, diciamo, di parlarne tra amici e però aggiunge tutta l'emotività, secondo me molto più riuscita, di persone normali, quindi prendendo il meglio di entrambi i suoi lavori precedenti. La storia, come al solito, è molto semplice, rientra un po' in quel genere che ormai abbiamo iniziato a conoscere, abbiamo imparato a conoscere, ovvero quei Yanti romanzi senza trama, che ormai vanno molto di moda nell'ambito letterario e che, diciamo, riflettono un po' la complessità dei nostri tempi, dove sono crollate le grandi narrazioni e quindi anche trovare i grandi romanzoni è difficile. Si tratta di romanzi quasi impressionisti, cioè ricchi di impressioni dei personaggi che hanno in qualche modo rinunciato alle grandi narrazioni, alle narrazioni che hanno un inizio, una fine chiara e rappresentano un po' delle parabole. C'è anche una sorta di senso di impotenza da parte degli autori di spiegare il mondo con appunto romanzoni epici. Ecco, invece il genere del novel, ok, del romanzo sta andando incontro a diverse trasformazioni, che non significa che sta morendo, anzi significa che sta cambiando, e quando una cosa cambia è sempre sintomo di vitalità. Dicevo, raccolta di impressioni. Infatti, metà di questo libro non è raccontato in presa diretta rispetto a raccontandoci e mostrandoci quello che succede ai quattro protagonisti della storia, ma è uno scambio epistolare tra le due protagoniste, che sono Alice e Eileen, due amiche conosciutesi al college, che sono ormai nei loro 30 anni, vicinissime ai loro 30 anni, appena superati i 30 anni, insomma, in quello spettro d'età in cui ricado tra l'altro anch'io, e che non sanno bene che cosa fare delle loro vite, stanno cercando
di capirlo. Come negli altri romanzi di Sally Rooney, i temi fondamentali sono classe, gender, sessualità, religione, lavoro, ambiente, tutti i temi che comunque investono la generazione dei millennial, forse più di altre. E a proposito di millennial, sapete che Sally Rooney ha un po' il marchio di fabbrica di scrittrice generazionale, gliel'hanno proprio affibbiato. Però è vero che sa parlare meglio di altri autori della nostra generazione, cioè considerate che finalmente, cioè sembra una cosa scontata, ma non è facile trovare persone che sono conosciute su Tinder all'interno di un romanzo, benché faccia parte ormai integrante delle nostre vite quotidiane, però nei romanzi c'è sempre questa sorta di reticenza nel parlare della tecnologia, delle app, degli smartphone, cioè sempre qualcosa o ambientato nel passato oppure molto scollato dalla realtà. Invece Sally Rooney è una persona che attinge completamente alla realtà. Allo stesso tempo però è stata criticata proprio perché molte persone hanno detto: ma chi è che... In generale lei viene criticata perché i suoi dialoghi sono quasi dei motteggi, cioè sono molto spiritosi, molto flirtosi, e tanti lettori lo trovano poco realistico perché pensano: ma chi parla così? Allora, per quanto riguarda i dialoghi, è vero che sono molto basati su battuta effetto, sono molto... cioè sono quasi letali i dialoghi di Sally Rooney, soprattutto quelli tra uomini e donne, ma è una cosa che io ritrovo molto nella quotidianità dei millennial. Anzi, è proprio questo paradosso tra l'essere così impegnati nel fare battute così salaci, così efficaci, e invece il mancato impegno nelle relazioni, il fatto che oggi sia difficile costruire una relazione duratura. Preferiamo appunto flirtare, fare gli splendidi nelle chat e poi dal vivo magari essere un po' più sottotono e dedicare minor tempo alle relazioni. Cioè, lo trovo perfettamente in linea con lo spirito del tempo. E l'altra cosa è che il motivo per cui le due protagoniste si scambiano le mail è proprio perché vogliono evitarsi. Cioè, tutto il libro consiste proprio nel fatto che entrambe sono in un periodo molto turbolenti della loro vita, e chi non ha mai vissuto un'amicizia con qualcuno a cui magari vuole molto bene, però per paura di deludere le sue aspettative cerca di mantenere un po' le distanze. Io penso che chiunque abbia vissuto un rapporto di amicizia in questi termini nella sua vita, nell'arco della sua vita, e Sally Rooney racconta proprio questo. C'è la difficoltà di essere vicini ad una persona nonostante l'affetto. La volontà di proteggerci e la volontà di mettere noi al primo posto il nostro individualismo rispetto a coltivare delle relazioni sane rispecchia molto bene, secondo me, il problema della tecnologia all'interno delle relazioni. Quindi il fatto che queste ragazze si scambino delle mail non lo trovo anacronistico, anzi lo trovo anche un modo un po' snob di evitare tutti quei sistemi di messaggistica istantanea. Tra l'altro un sacco di millennial si stanno cancellando dai social o stanno rinunciando proprio a quei sistemi di messaggistica istantanea proprio perché si sentono overwhelmed, cioè come si dice, travolti in un certo senso dal dover essere sempre presenti nel momento del messaggio, della comunicazione. Ecco il motivo per cui secondo me ci sono tutti quei problemi di ghosting anche. Ora, non so voi, ma il fatto di riuscire a parlare di questi temi che fanno parte comunque della nostra quotidianità all'interno di un romanzo non è così facile, cioè anzi io lo trovo assolutamente rinfrancante. Cioè Sally Rooney la trovo una scrittrice estremamente realistica da questo punto di vista. Ciò che non trovo realistico è il fatto che ci sono scrittori che ambientano i loro libri nel 2020 senza citare gli iPhone o senza minimamente capire le problematiche, cioè non le problematiche, le conseguenze del fatto della tecnologia, di come la tecnologia sia profondamente intrecciata alla nostra quotidianità. Cioè ignorano del tutto i modi in cui noi interagiamo con la tecnologia, la tecnologia interagisce con noi, e delle conseguenze emotive di tutto questo sulle relazioni. Cioè spesso, e mi rendo conto che sia anche un bias dovuto al fatto che gli autori che vengono più resi visibili, celebrati, eccetera, magari appartengono a generazioni molto più lontane dalla nostra, che quindi queste cose le vedono un po' dal di fuori, oppure sono come quei sociologi che vogliono fare tipo la morale a queste anziché osservare
giudicano, ecco. È un po' però il senso di questo libro, il riflettere su queste tematiche, il riflettere sul mondo in cui viviamo, tant'è vero che è anche il titolo del libro. Cioè gli individui di cui Sally Rooney segue le vicende, in sostanza si segue più o meno un anno in cui vediamo questi personaggi innamorarsi e disinnamorarsi di loro stessi, sia in termini di amore sia in termini di amicizia. E durante questo periodo notiamo una caratteristica, secondo me, precipua delle giovani generazioni, cioè quello di rimuginare molto sul mondo in cui abitiamo e di rimuginare molto sul loro futuro. Cioè tante cose che prima venivano considerate scontate, come il possedere una casa o fare figli, alla luce dei cambiamenti climatici, alla luce delle tante ingiustizie sociali che oggi hanno un mezzo in più per far sentire la loro voce, cioè i social, internet, e oggi le ingiustizie sociali sono molto più visibili. Alla luce di tutto questo c'è una sorta di da un lato inazione, dall'altro però riflessione continua, cioè ci sentiamo in colpa, ci sentiamo impotenti, ma allo stesso tempo non facciamo e forse non possiamo fare nulla per cambiare le cose. Ecco perché spesso i personaggi della Rooney vengono fortemente criticati, per esempio il fatto che parlino continuamente di socialismo, di marxismo, di appunto denuncia del sistema capitalistico, eccetera, viene considerato ipocrita. Sì e no, nel senso che i personaggi, nonostante non siano satirici, cioè non c'è traccia di satira nei romanzi di Sally Rooney, quindi non sto dicendo che lei prende in giro, critica fortemente questo atteggiamento, anzi lei secondo me ci si rispecchia. Cioè all'interno di questo libro c'è un personaggio, Alice, che è una scrittrice di successo molto ricca, che è diventata ricca appunto a seguito della pubblicazione di romanzi di enorme valore. Chiaramente questo è un alter ego di Sally Rooney. Il fatto che i personaggi parlino di tematiche molto alte in qualche modo, che riguardano il mondo intero, ma che poi siano ripiegati su se stessi, ripeto, non è una cosa satirica, è la vita, la nostra vita in questo momento. Anch'io, se devo pensare a quello che faccio, è ovvio che mi informo, sono molto informata, sono molto critica, cerco di leggere il più possibile, di documentarmi il più possibile, però se devo vedere anche alle azioni concrete che faccio, mi sembrano decisamente minuscole e decisamente inutili rispetto a quello che si dovrebbe fare. Secondo me Sally Rooney ha questo atteggiamento nei confronti dei suoi personaggi, cioè li mette in posa, li fa parlare come se stessero facendo delle pose, è quello che si chiama in un certo senso una sorta di performance. No? Cioè loro sono molto critici, sono molto aware, ok? Cioè sono molto consapevoli dei problemi del mondo, ma non possono far altro che parlarne come se questo gli desse una sorta di tono. Ma non lo fanno perché si vogliono dare veramente un tono, ma lo fanno perché semplicemente questa è l'unica cosa che possono fare. Al di là delle categorie di giusto e sbagliato, che sicuramente non sono delle categorie che dovrebbe avere un romanziere a mio parere, ma sono cose che poi diciamo vanno oltre l'aspetto estetico di un romanzo, io lo trovo veramente veritiero. C'è questa visione della nostra generazione estremamente acuta. Cioè il fatto che questi parlano tramite mail dei problemi del mondo e nel frattempo nella loro vita personale sta succedendo un casino, è esattamente un ritratto, una fotografia perfetta di quello che vivono tantissime persone. Poi che siano borghesi, che non siano borghesi, alla fine quelli sono i temi, cioè quelle sono le persone con cui bisogna confrontarsi. Cioè comunque all'interno dei suoi libri ci sono tutte le tematiche, molte persone pensano che siano superficiali per come vengono affrontate, ma il problema è questo, che il romanzo ormai secondo Sally Rooney non può affrontare queste cose meglio di così. Cioè quello è il massimo a cui può arrivare, cioè non c'è una grande narrazione che ci salverà, non c'è una grande soluzione che ci salverà. Quindi quando i personaggi mimano in un certo senso, cioè sembrano ridicoli, sembrano patetici, ma perché effettivamente questo è come un po' si sentono nei confronti del mondo. Sono persone che non è che hanno le soluzioni per come risolvere grossissime tematiche mondiali, non sono degli attivisti quelli di Sally Rooney, e non è detto neanche che tutti dobbiamo essere attivisti, ecco. Cioè non capisco perché a volte le persone si aspettano da un romanzo che abbia le risposte alle tematiche, ma il punto cioè non è che una tematica è approfondita all'interno
di un romanzo, se ha la soluzione a quel problema o se ha un punto di vista, uno scopo. Tutto questo rende i suoi romanzi estremamente malinconici, cioè vi passa un po' una sorta di senso di soffocamento, di impotenza. Allo stesso tempo però sono estremamente godibili, cioè lei sa bilanciare molto bene questo senso di disperazione quasi che provano i personaggi, questa mancanza totale di scopo delle loro vite, di senso nelle loro vite, e il fatto che invece abbiano questi modi brillanti anche di dialogare, di interagire con le persone, sia perché questo ovviamente potrebbe benissimo essere una maschera, una posa, come ho detto prima, una performance, ma comunque questo è. Quindi il sano bilanciamento di questi due aspetti rende i suoi libri estremamente unici, a mio parere, e molto molto godibili, tant'è vero che si leggono subito. Io non mi ricordo di aver mai avuto difficoltà con un libro di Sally Rooney, proprio perché la sua scrittura piacevole, chiara e diretta, allo stesso tempo la pesantezza a volte dei temi che tocca, sono comunque ben bilanciati. Tra l'altro questo libro, a differenza dei due precedenti, secondo me ha un finale che non è per niente insoddisfacente per il lettore, nel senso che non è quel finale dolce amaro, cioè c'è un finale dolce amaro, indubbiamente non è tutto rose e fiori, ma comunque è veramente un senso di speranza in un libro che affronta anche il problema della pandemia, del lockdown, seppur superficialmente, comunque di sbieco, però inserisce anche quello e finisce con un finale che è dolce amaro perché, ripeto, da un lato c'è una sorta di lieto fine per le vite private dei protagonisti, dall'altro però un po' un fallimento generazionale, il fatto che forse l'unica cosa alla quale possiamo aspirare come millennial è quello di essere felice e non quello di poter cambiare veramente il mondo in cui viviamo. Quindi c'è una sorta, secondo me, di rinuncia all'attività. Quindi c'è una sorta, secondo me, anche di rinuncia alle grandi rivoluzioni, ecco, che può fare un'intera generazione. Quindi il finale è un po' dolce amaro. Non sto dicendo che questa è l'idea di Sally Rooney, sto dicendo che questo è il risultato del libro. Cioè, alla fine del libro il finale da un lato ti fa piacere, dall'altro però ti intristisce per questi due motivi che ho detto. Perché da un lato magari si risolvono delle vicende personali dei protagonisti, dall'altro però appunto questo ripiegamento verso il personale è una sorta di compensazione per quello che non si può fare a livello di comunità. Bene, ho parlato mezz'ora di Sally Rooney, comunque a me è piaciuto tantissimo e sicuramente faremo una live dedicata a Sally Rooney, però non so quando. Voi nel frattempo recuperate i suoi libri, entro il 2021 sicuramente faremo una live. Dopodiché passiamo all'ultimo romanzo che ho letto, ultimo romanzo che ho letto su cui ho appena versato proprio una lacrimuccia prima di iniziare a registrare tutto il video, ed è l'opposto del romanzo di cui ho appena finito di parlare, cioè l'opposto di Sally Rooney, perché se da un lato avevamo l'antinovel, quindi l'antiromanzo, qui abbiamo il romanzone per eccellenza, quella grande narrazione di cui parlavamo poc'anzi, ecco, Nino Arachvili con L'ottava vita, questo tomone di 1000 pagine, invece ha voluto dare ampio respiro a una vicenda, alla vicenda di una famiglia, quindi tantissime generazioni che si susseguono dal 1900 fino agli ultimi anni del secolo breve. Quindi viene veramente raccontato attraverso le vicende personali di famiglie, in realtà sono due le famiglie che si intrecciano tra di loro nel corso di 100 anni, quindi diciamo che l'ambizione è molto più alta, sebbene da un punto di vista narrativo, quindi proprio dal punto di vista della trama, ecco. Infatti intesse un meraviglioso arazzo pieno di minuscoli fili, perché sapete com'è fatto un arazzo, no? È fatto da sottilissimi fili che si intrecciano fra loro e poi vanno a comporre un motivo, e questa è proprio la metafora che l'autrice utilizza. La voce narrante è proprio un membro della famiglia che ripercorre tutta l'intera vicenda, quindi sembra che la voce sia una, ma in realtà a parlare sono tutte le donne, in particolare sono le vere protagoniste del libro, sono i tanti ritratti femminili di questa famiglia che discende da questo fabbricante, di cioccolato, questo cioccolataio, ecco, che inventò una ricetta spettacolare per una cioccolata calda che però, a fronte di un gusto spettacolare, richiede però un costo decisamente alto, perché pare che questa cioccolata calda generi poi una sorta di maledizione, e c'è una sorta di
Leggerissimo, una leggerissima vena soprannaturale all'interno di questo romanzo, proprio per questa cioccolata calda, ma in realtà la cioccolata calda, diciamo che è una sorta di metafora che simboleggia un po' il destino. Quindi la vicenda parte praticamente con gli ultimi zar e poi arriva fino al crollo del muro di Berlino, che ha un particolare focus, una particolare rilevanza all'interno di questo libro, infatti ambientato in Georgia. E ovviamente il destino del Caucaso era strettamente connesso a quello dell'Unione Sovietica. Quindi in realtà questo è anche il racconto delle influenze reciproche, influenze politiche, influenze culturali, influenze sociali tra queste due regioni. È un romanzo comunque globale perché passiamo appunto dalla Georgia alla Russia, dalla Russia all'Inghilterra, dall'Inghilterra alla Repubblica Ceca, dalla Repubblica Ceca alla Germania. D'altra parte lo sfondo del Novecento ovviamente non poteva esserci senza raccontare anche l'Europa. È il classico romanzo che vi fa innamorare, che non riuscite a posare. È un romanzo che vi trasporta nel passato, comunque un romanzo storico di estrema rilevanza, scritto da Dio. È un tipo di romanzo che sta molto attento alla psicologia dei personaggi, ma allo stesso tempo è un romanzo che usa la magia della parola, non so come dire, rende delle atmosfere. È anche un po', da un certo punto di vista, fatalista, cosa che di solito non amo nei romanzi. Ma in questo caso è dosato bene, perché c'è sempre un ottimo equilibrio tra quello che in qualche modo è quello che i personaggi non possono cambiare, come per esempio la guerra, e le loro scelte, il loro libero arbitrio. Quel tipo di romanzo che ha proprio il gusto di quelle storie ineluttabili, magiche, bellissime. Ho apprezzato tantissimo questo modo di procedere che dà ad ogni parte, il romanzo è diviso in 8 parti e ogni parte è dedicata ad una donna della famiglia, con ovviamente relativi legami. C'è una scrittura di livello che riesce anche ad accompagnare le vicende personali con i fatti storici in maniera lirica, in maniera sempre eccellente, a mio parere. Per cui, non so, vi faccio un esempio: quando nasce una donna della famiglia, una bambina, lei fa un volo pindarico in cui dice: il giorno in cui nasceva Daria, che è una delle protagoniste del romanzo, era anche il giorno in cui moriva XX personaggio storico, e descrive la scena. Quindi è veramente brava nel saper unire i fili delle storie singole di ogni personaggio con la storia. È veramente un libro che consiglio di leggere a tutte le persone che amano quel tipo di letteratura, ok? Quindi che amano, in generale che amano la storia del Novecento, che vogliono sapere. Io ho imparato tantissime cose, adesso non vedo l'ora di andare in Georgia, cioè voglio assolutamente andarci, voglio visitare la capitale, mi è venuta una voglia immensa anche di visitare la Turchia, cioè insomma vi fa venire veramente voglia di esplorare delle storie che spesso rimangono un po' all'ombra delle grandi narrazioni del Novecento, perché quando parliamo di quella che è stata l'Unione Sovietica ci perdiamo dei pezzi. A me è piaciuto tantissimo, l'unica cosa che personalmente non ho amato molto è il fatto che i personaggi si assomigliano moltissimo. A volte vedi che le nipoti commettono, cioè seguono un po', non commettono gli stessi errori, però seguono veramente le impronte delle nonne, e questo replicare i personaggi a me non piace, cioè capisco che ha un valore simbolico, nel senso che un po' il discorso di questo libro è: si tramanda la ricetta della cioccolata calda come si tramandano le maledizioni della famiglia. Ok, perfetto, però il modo in cui certi personaggi si assomigliano, cioè non so, Christine ed Hélène, scusatemi, Christine e Daria, cioè ci sono troppe cose in comune tra i personaggi, cioè in maniera proprio inquietante. A volte le storie sembrano identiche, semplicemente cambiano i nomi, cambiano i dettagli, alla fine ripetono sempre le stesse cose. In generale è decisamente troppo lungo, però è un po' il gusto di quei romanzoni là. Cioè, questo romanzone, così con le atmosfere che ha, non poteva essere corto, ecco, quello sicuramente. Si potevano sfrondare 400 pagine alla grande, però alla fine
È quel tipo di romanzo che ti rapisce, per cui ci stai anche volentieri ostaggio dell'autrice. Per cui sicuramente è uno dei grandi libri che ho letto quest'anno, uno dei miei preferiti. Lo consiglierò a tutti se vi piacciono i mattoni polacchi, ungheresi, se vi è piaciuto Dio ha conquistato il tuo regno, se vi è piaciuto, cioè se vi piacciono quel tipo di storie, dovete assolutamente leggere L'ottava vita. È un ottimo romanzo da regalare a Natale, io ve l'ho detto. Madonna, ha parlato tantissimo, ancora manca un secolo, ragazzi. Passiamo poi ad un'altra grande novità dell'autunno, il mercato editoriale sta dando da fare, ci sta dando grandi soddisfazioni, è uscito un inedito per Adelphi di Shirley Jackson, La Meridiana. Allora, questo è un romanzo assolutamente delirante di Shirley Jackson, ma un delirio lucido. Perché? Perché appartiene ovviamente alle opere della maturità di Shirley Jackson, tant'è vero che si aggiungono nuovi motivi a quelli di sempre. Per chi non lo sapesse, Shirley Jackson è la regina dell'horror psicologico. Da lei hanno tratto ispirazione autori come Stephen King. I suoi romanzi più famosi sono anche quelli da cui vi consiglio di iniziare, sono L'incubo di Hill House, ma soprattutto Abbiamo sempre vissuto nel castello. Particolarmente inquietante è anche il racconto La lotteria. Tutti questi titoli sono editi da Adelphi, quindi li trovate tranquillamente in libreria. C'è stata ultimamente una riscoperta di questa autrice, io non per vantarmi, ma la lessi in tempi non sospetti quando ancora Adelphi non aveva ripubblicato metà delle sue robe, però non sono certo qui per vantarvi, sto semplicemente per dirvi che è un'autrice che amo molto. All'interno di questo libro ritroviamo tutte le sue tecniche di scrittura per ricostruire un po' quel senso di inquietudine e di perturbante. Innanzitutto le ripetizioni, cioè Shirley Jackson è una grande autrice che racconta il meccanismo della replicazione come senso dell'orrore. Tant'è vero che uno dei nuclei del romanzo è proprio questa casa delle bambole. La bambola è un oggetto dell'orrore proprio perché replica, ma in maniera distorta, gli esseri umani, le bambine. In questo romanzo in particolare ci sono personaggi che hanno dei nomi molto molto simili, non so, c'è proprio analogie tra i nomi e quindi anche tra le identità. In generale l'identità confusa è ambigua, è uno dei nuclei fondamentali di Shirley Jackson. Altro grande tema di questo romanzino, che può sembrare appunto breve e innocuo, ma non lo è per niente, è il tema della regressione, cioè tutti i personaggi vogliono tornare indietro alla loro infanzia, sono prigionieri del loro passato, cercano di replicare il passato. Questo è un meccanismo molto pertinente alla psicanalisi, un meccanismo di scrittura molto vicino alla psicanalisi, perché voi sapete che secondo certi psicanalisti noi tendiamo a ripetere e a ritornare, diciamo, sugli errori di sempre o sulle stesse abitudini, perché in qualche modo il nostro cervello ci dice: magari questa volta va in un altro modo. Cioè, noi cerchiamo di replicare le cose perché cerchiamo di farle andare in un modo diverso da come sono andate, cioè cerchiamo di replicare il passato per cambiare il futuro in un certo senso. Quindi sono quelle ripetizioni che è un po' il cane che si morde la coda. E Shirley Jackson è proprio la regina di tutto questo. Pensate che i suoi personaggi non fanno altro che ripetere le stesse filastrocche, gli stessi modi di dire. Cioè, se voi andate ad analizzare i romanzi di Shirley Jackson, cioè li leggete una volta e poi li rileggete una seconda volta, vedrete che ci sono tante frasi che ritornano come delle canzoni, come dei ritornelli. E anche questo non fa eccezione. Tra l'altro, anche questo è un romanzo che è ambientato in una casa. La casa è per eccellenza il luogo dell'ambiguità per Shirley Jackson, perché è il luogo, innanzitutto è il luogo della regressione per eccellenza, perché la casa tende a intrappolare, secondo Shirley Jackson, cioè non si evolve all'interno della casa, si evolve fuori. Ecco perché le sue case sono spesso recintate, ci sono dei limiti, dei confini invalicabili, spesso i suoi personaggi sono famiglie ostili, personaggi che appartengono a famiglie ostili all'esterno, quindi spesso vivono in villaggi in cui non sono ben voluti, sono spesso arroccati. Infatti, Abbiamo sempre vissuto nel castello, c'è già il titolo, è tutto un programma, no? E quando si parla di fantasie di regressione, si parla anche di fantasie di isolamento, e la casa è proprio il luogo dell'isolamento. In questo caso, la famiglia di matti che vive all'interno di questa casa enorme, perché sono una famiglia molto ricca, ormai in rovina, che però continua a mantenere un certo status, una certa ricchezza.
Però il problema è che sono tutti matti, tant'è vero che si uccidono tra di loro, ci sono intrighi, segreti, no? E a un certo punto il culmine di questa follia arriva nel momento stesso in cui decidono che il mondo sta per finire, perché una di loro ha visto un fantasma, il fantasma del padre, che gli ha detto, gli ha comunicato, le ha comunicato, anzi scusate, che il mondo sta per finire, ma loro si salveranno. Quindi inizia questo delirio survival, in cui loro trasformano la casa in un bunker in cui si devono rifugiare mentre nel mondo infuria l'apocalisse. Rendetevi conto della contemporaneità di Shirley Jackson, perché ormai ci sono tantissime teorie complottiste che riguardano proprio la fine del mondo, e ci sono un sacco di persone che veramente pensano questa cosa e si creano dei bunker per sopravvivere. Quindi diciamo che in mezzo a tantissimi temi riproposti da Shirley Jackson, in questo libro arriva anche la parte satirica, che francamente non avevamo visto così tanto esplorata come in questo romanzo, in cui veramente ci si fa beffe dei personaggi, ci sono dei momenti spassosi, dei dialoghi salaci, si ride veramente di gusto, e questo mi ha fatto molto piacere, perché si vede appunto che è un passo in più nella maturazione artistica della scrittrice. Allora, quindi da un lato è il classico romanzo di Shirley Jackson, dall'altro però c'è qualcosa in più, quindi lo consiglio a tutti i fan della scrittrice. Sicuramente non è il romanzo con cui dovreste iniziare, tante cose le capite soltanto dopo aver esplorato un po' di più la sua opera, quindi vi consiglio di iniziare da altro. Next! Allora, cercherò di essere più breve da ora in poi. Ho letto anche I grandi sognatori di Rebecca Mackay, un libro che mi ha fatto compagnia per una settimana circa, ma in realtà è in 3 giorni che mi ha un po' conquistato nei giorni, l'ho letto durante il weekend dei morti. Allora, secondo me questo libro vi piacerà tantissimo se avete amato Una vita come tante di Anna Yanagihara, o in generale se siete alla ricerca di un libro che racconti un gruppo di amici in una metropoli, ecco, mettiamola così. Anche se devo essere onesta, questo libro più che il racconto di amicizie è il racconto di una comunità, è molto più rivolto alla comunità, cosa che invece non c'era nel libro di Anna Yanagihara, che parlava di un gruppo di amici molto stretti e spesso un po' scollati dalla contemporaneità, ed era una cosa che tra le molte che mi aveva infastidito di quel romanzo c'era anche questo, cioè il fatto che è molto più realistico tracciare il ritratto di una comunità, perché spesso gli amici, cioè non è che siamo all'asilo, che hai l'amichetto del cuore e basta, ma spesso sei immerso in una rete di contatti molto più estesa, ed ecco, questo è un po' il senso del racconto di Mackay, che vuole raccontarci la comunità gay, non solo, però comunque principalmente la comunità gay che frequentava Chicago negli anni 80 durante la terribile epidemia di AIDS. Secondo me lei comunica molto bene all'interno del romanzo il messaggio, comunque le atmosfere che voleva ricreare con questo romanzo. Infatti uno dei paragoni più riusciti, una delle metafore più riuscite che fa l'autrice è proprio quella di paragonare le persone, i reduci di questa epidemia con i reduci di guerra, della prima guerra mondiale. Il numero di morti è stato altissimo e spesso non erano riconosciuti, cioè non si è riconosciuto questo proprio lost generation, cioè questa generazione perduta, questo enorme vuoto lasciato da tutte queste persone che per il fatto di essere omosessuali sono stati in qualche modo non soltanto discriminate per la loro omosessualità, ma sono state proprio rescintate, allontanate, isolate nella malattia, non curate nelle maniere giuste, nella maniera sufficiente, ignorate, trattati come dei lebbrosi. Rende molto bene la consapevolezza che noi abbiamo oggi del dramma che hanno vissuto quelle persone. E per questo motivo questo secondo me è un gran bel libro, cioè un libro che secondo me in questo riesce a pieno. Detto ciò, ha sicuramente dei difetti. Io vi dico la verità, a me è piaciuto. Riconosco però delle criticità, nonostante il fatto che io avevo comunque, non è che avessi delle aspettative altissime su questo libro, quindi ne sono rimasta piacevolmente colpita, anche perché ero preparata
alle recensioni negative che avevo letto anche prima della lettura del romanzo, e invece devo dire che a me ha convinto. Non è un libro da strapparsi i capelli o con quel livello di emotività che magari mi ha lasciato L'ottava vita, però è un libro bello solido a mio parere, soprattutto se vi interessano queste tematiche, è sicuramente un titolo di riferimento. Ma che cosa c'è che non va in questo libro? Allora, noi seguiamo due personaggi principali. Una è Fiona, decisamente il personaggio per me più riuscito, anche se molte persone pensano che le sue parti siano un po' noiose, secondo me no, a parte che non posso ritenere noiosa una parte di trama ambientata a Parigi, secondo me descritta benissimo, tra l'altro. Comunque Fiona è la sorella di appunto di un ragazzo morto per AIDS, e tra l'altro questo segna proprio l'inizio della vicenda, perché il romanzo si apre proprio ad un funerale, durante un funerale che è appunto il funerale di questo ragazzo di cui Fiona era la sorella e che si è presa cura di lui fino alla fine, che incontra invece Yale, che è l'altro protagonista, un ragazzo omosessuale che lavora nel mondo dell'arte, del collezionismo. Sul loro duplice punto di vista è imbastita la vicenda. Allora, il problema, secondo me, è che è un romanzo che manca un po' di direzione, nel senso che racconta molto bene le atmosfere, il dolore, la perdita, il lutto, che non è mai un lutto individuale, ma è proprio un lutto collettivo, perché quando fai parte di una comunità, è una comunità che deve per forza essere unita e si deve per forza far forza a vicenda, perché tutto il resto del mondo la esclude e la addita, quindi è evidente che quel senso di unione deve rafforzarsi in quei particolari momenti. Quindi ogni volta che si perde qualcuno, è un po' una perdita per tutti. C'è poi tutto il senso di paura per la malattia e che cosa significa vivere con la malattia. Sentirsi dei sopravvissuti, sentirsi in colpa per questo, tutte le conseguenze emotive di vivere un dramma di questo tipo. Se appunto da questo punto di vista il romanzo è riuscitissimo, dall'altro però, ripeto, manca un po' una traccia, nel senso che tutti gli eventi sono molto, non voglio dire casuali, però rimani un po' lì, perché Rebecca Mackay scrive molto bene e riesce a ricreare queste atmosfere molto belle, molto suggestive, nonostante l'enorme drammaticità del tutto. Dall'altro però non c'è un filo conduttore, non c'è un senso, diciamo, della narrazione, secondo me. Cioè manca un po' e poi è anche molto lungo per non esserci una vera e propria direzione, una vera e propria traiettoria. Cioè non si capisce, a volte sembra che le cose le abbia un po' improvvisate nella seconda parte del romanzo, nel senso che non c'è proprio un punto a cui vuole andare a parare, se non proprio il finale, finale, finale. Finale, finale. Quindi sembra un po' che si navighi a vista, e questa è una sensazione un po' spiacevole, soprattutto per chi magari è un lettore navigato e capisce quando sei un po' ad un punto morto a livello di scrittura, a livello di appunto narrazione. Però a parte questo, quindi è un po' annacquato nella seconda parte. Detto questo, rimane comunque un punto di riferimento per me importante, a me è piaciuto, ha commosso. Non sono dei personaggi indimenticabili come possono essere quelli di Una vita come tante, non c'è neanche quel livello di emotività, perché secondo me lei è un po' distaccata e poi, ripeto, ha un po' diluito la materia narrativa nel corso del romanzo. Doveva farlo più breve ed efficace, doveva dare più traiettoria e direzionalità alla trama, cosa che invece non ha fatto. Quindi rimaniamo un po' lì a cincischiare nelle vite di questi personaggi senza capire bene dove vogliono andare a parare. E quindi nulla, non è un libro perfetto, ma a me è piaciuto molto, cioè sono contenta di averlo letto. Poi, altro libro che sono comunque contenta di aver letto, non è imperdibile, però se siete in quel mood assolutamente consigliato, è Mexican Gothic di Silvia Moreno Garcia. È un thriller, ma più un horror, secondo me. Infatti l'ho letto durante la spooky season, quindi andava benissimo, diciamo, in prossimità di Halloween.
Allora, la trama è estremamente semplice, tra l'altro non cercherò di non spoilerarvi nulla. La protagonista Noemi è una raffinata debuttante della società messicana che però è anche un po' ribelle. Mi è piaciuta molto questa protagonista, finalmente qualcuna con un po' di polso, una protagonista veramente con un gran polso. Deve mollare tutto perché riceve una lettera da sua cugina che ha sposato un inglese altolocato e si è trasferita nel bel mezzo del nulla nelle montagne del Messico. Quindi lei va a soccorrerla non tanto perché è affezionata alla cugina, ma più che altro per un tornaconto personale, perché il padre la mette davanti a un ultimatum dicendo: o vai ad aiutare tua cugina e vai a vedere che cosa sta succedendo, perché non è ben chiaro dalle sue lettere un po' angoscianti, non si capisce se sta bene, se sta male, eccetera, oppure ti taglio i viveri e non ti mando all'università in cui vuoi andare. La situazione che trova da sua cugina è parecchio inquietante, perché la cugina praticamente è diventata una specie di vegetale, vive rinchiusa nella sua stanza, non si capisce bene di che malessere soffra, e lei appunto lo scoprirà. Allora, la storia ha un sottotesto politico neanche troppo sfacciato, se posso, quindi è un bel sottotesto, cioè non è, diciamo, la caratteristica principale del romanzo, ma mi è piaciuta. In sostanza, questa è una storia di sfruttamento del territorio messicano, insomma, ha delle vibe un po' di postcolonialismo, ovviamente delle note riguardo al femminismo. Comunque è un libro scritto da una donna latina, da un'autrice latina, e quindi finalmente vediamo un po' delle tematiche, non dico nuove, perché non sono nuove, ma diciamo una chiave per queste tematiche horror, perché le tematiche horror un po' sono le stesse, ecco, non è che ci sia qualcosa di estremamente diverso, anche se ho apprezzato, cioè non è così banale, comunque è ben orchestrata la trama, però insomma le tematiche horror sono un po' quelle. La chiave però, che questa chiave femminista, questa chiave politica, eccetera, secondo me è una bella, dà un po' di freschezza al genere. Inoltre è godibilissimo e io ne sono rimasta contenta. Forse è un po' troppo basic per i miei gusti, ma comunque mi ha affascinato. Cioè, ho trascorso un bel pomeriggio. Dopodiché, per le letture stregate, ho letto Io Tituba Strega Nera di Salem di Maryse Condé. Anche in questo caso c'è una chiave di lettura molto ben riuscita di una vicenda nota, tra l'altro semi-nota, perché non so quanti di voi sanno che tutta la vicenda del processo delle streghe di Salem è partito proprio da una donna nera di nome Tituba, le cui origini sono state indagate. Ma purtroppo i dati storici sono un po' lacunosi, soprattutto su che fine abbia fatto questa donna che è sparita. Tant'è vero che ci hanno anche tratto dei romanzi, fra cui Io Tituba Strega Nera di Salem, che mescolano dati storici con ovviamente eventi romanzati. Ovviamente è una storia che parla di razzismo, che parla di colonialismo, perché Tituba era una schiava che è stata importata dai Caraibi a Salem insieme al suo compagno. È una storia che, diciamo, ha tutte le tematiche che abbiamo affrontato durante il nostro programma di lettura delle letture stregate, quindi il ruolo della donna, aggiungendo però il ruolo della donna nera nella società del tempo, che non è un dettaglio da sottovalutare, perché il fatto che le donne bianche di Salem siano andate incontro tantissime a torture, roghi, e invece il fatto che a Tituba comunque sia stata salvata la vita, non è un dettaglio trascurare, perché fa capire quanto le donne nere venissero prese ancor meno in considerazione. Cioè, nonostante fosse una strega, e lei stessa, ovviamente una strega sempre tra mille virgolette, accusata di fare il voodoo, di aver iniziato al demonio tutte le altre donne della comunità, eccetera, lei è stata risparmiata perché talmente valeva poco agli occhi della società dell'epoca che venne risparmiata, cioè venne lasciata marcire, dimenticata in prigione. Condé ha questo modo di scrivere estremamente lirico, ma è un libro anche che si vede che ha un occhio attento ad essere letto anche da ragazzi, secondo me, quindi è un pubblico giovane. Non perché la scrittura sia stata semplificata, anzi al contrario, ma perché ha proprio un andamento molto esplicativo, ecco.
C'è proprio un'attenzione a spiegare nel dettaglio le conseguenze del razzismo su una persona, in questo caso Tituba, che cosa lei ha subito, come si è sentita, tutta quella emotività che spesso diamo per scontata, oppure, non lo so, per esempio, anche in un altro libro che può essere Il buio oltre la siepe, noi vediamo il razzismo sempre dal punto di vista di una bianca, ecco, di una bambina bianca, con anche un po' di retorica. Invece qui vediamo invece le conseguenze sulla mente, sull'emotività, sullo spirito delle persone nere. Ci sono tantissimi temi, nonostante sia un libro molto breve. A me è piaciuto, però, come ho detto all'inizio, mi aspettavo di più. Mi aspettavo di più perché io conoscevo già la storia di Tituba e speravo in qualcosa di meno. Cioè, lei è come se avesse riassunto tutta la trama per farci stare tutto. Mi aspettavo qualcosa di un po' più coinvolgente, mentre tante cose risultano un po' riassunte, non so come dire, cioè tipo il resoconto. Cioè non risultano tanto ritmate a livello di narrazione, ma risultano più la condensazione di questi fatti in capitoli. E quindi questo mi ha lasciato un po' scontenta. Però è un libro validissimo e soprattutto se non conoscete la storia di questa strega, è assolutamente da conoscere, quindi andate a leggerlo. Poi, altro titolo di fiction da cui sono stata parzialmente delusa, è Il senso di una fine di Julian Barnes, che è un titolo di literary fiction estremamente celebrato, osannato, io da anni che devo leggerlo. Di Julian Barnes ho letto Livelli di vita, che è un titolo di non fiction molto molto bello sul lutto, di quando lui ha perso la moglie, ve lo consiglio tantissimo, è veramente, ecco, quello sì è un libro molto originale. E poi vi consiglio anche L'unica storia, che secondo me ha molte cose in comune con Il senso di una fine, se non che l'ho trovato un po' più riuscito. Perché? Perché Il senso di una fine è un libro fulminante, brevissimo, molto raffinato, molto colto, su in sostanza una tematica vecchia come il mondo, cioè la relatività della verità, cioè il fatto che noi crediamo che i fatti della nostra vita siano andati in un modo, ma magari la storia che noi ci raccontiamo su come è andato un episodio della nostra vita, in realtà altre persone coinvolte in quello stesso fatto se la raccontano in tutt'altra maniera, e quindi noi ci facciamo i nostri pipponi, ma alla fine, se non ascoltiamo l'altra campana, la nostra visione rimane miope, limitata, insufficiente, in ultima analisi anche un po' ridicola e patetica, come ridicolo e patetico è il protagonista di questo racconto, ed è Tony Webster. Tony Webster, che da anziano ripercorre un po' le vicende della sua vita, in particolare un episodio traumatico, cioè il suicidio di un suo amico. Perché ripercorre questi episodi legati un po' alla sua adolescenza, alla sua giovinezza, all'università? Perché a un certo punto, dal nulla, dopo 40 anni, gli arriva in eredità proprio il diario di questo suo amico morto suicida, e quindi si riaprono vecchie ferite. Il libro è nettamente diviso in due parti. Secondo me queste due parti devono essere: la prima parte, il punto di vista di Tony, che già dalla prima parte capiamo che questo della vita non ha capito un cazzo. Cioè, è proprio un classico maschio bianco etero che non capisce nulla di quello che gli sta attorno, super ego riferito. Sembra un protagonista di Philip Roth, lo dico nel senso più positivo del termine. E la seconda parte invece dovevano dedicarla a Veronica, cioè al punto di vista di Veronica, che è la donna, diciamo, di cui lui era innamorato da giovane, che in un modo o nell'altro è coinvolta anche nel suicidio dell'amico Aiden. E invece ancora che parla Tony Webster, però da grande. No, non ce ne fregava niente, cioè secondo me doveva rendere un po' più netta, un po' come Espiazione di Ian McEwan, che è un altro libro che ha molto in comune. D'altra parte i due autori sono entrambi inglesi ed secondo me pescano molto, cioè almeno Julian Barnes secondo me pesca da Ian McEwan, perché questo è proprio l'impianto narrativo del classico romanzo di Ian McEwan, cioè punto di vista A, punto di vista B, inconciliabili, conflitto etico, dramma. Quindi questo è proprio lo schema dei romanzi di McEwan, e anche qui non è uguale, identico. Infatti il tutto sa molto di déjà vu, cioè per quanto Julian Barnes sia uno scrittore molto raffinato, rimane però un po' di già visto, cioè non è un autore così
originale a mio parere, però non so, aspetto anche i vostri pareri. Si inquadra in un panorama della literary fiction inglese molto tradizionale, con un protagonista che purtroppo ormai secondo me non è più tanto attuale, cioè è un po' fatto per altre generazioni, cioè io sicuramente sono un po' stufa di questo tipo di protagonisti che riflettono sui loro rimpianti del passato, cioè quanti ne abbiamo lette di storie così, cioè non è niente di particolarmente sostenibile oggi secondo me. E poi ripeto, c'è chi ha fatto meglio su questo stesso tema. Ok, è un bel romanzo, sicuramente è uno di quei romanzi che regalerei in certe occasioni a certe persone, vai sul sicuro perché è scritto bene, è il classico romanzo letterario, ok, quello che vince il Man Booker, infatti ha vinto il Man Booker, ha tutti i crismi, ok, quindi è un perfetto regalo di Natale quando volete regalare un bel libro, però è molto safe, cioè non è quel tipo di letteratura imperdibile per una persona come me, una lettrice come me. Benissimo, molto velocemente poi ho ascoltato in audiolibro dei testi di non fiction, in particolare di saggistica, due libri di Stefano Mancuso che io non conoscevo ed è stata la scoperta. Mi è piaciuto da morire ed è appunto L'incredibile viaggio delle piante, e adesso sto ascoltando, ormai l'ho finito anche quello, Verde brillante. Sono entrambi due testi di divulgazione botanica. Io sinceramente di piante ne so pochissimo, ma non ha importanza perché questo libro è fatto apposta per chi non sa nulla sulle piante, perché vi racconta di che incredibili talenti hanno le piante e di quanto le sottovalutiamo sia per noi persone comuni, soprattutto quelli che vivono in città ormai completamente scollati dalla vita naturale, sia gli scienziati, perché in realtà la ricerca botanica, e questo l'ho un po' scoperto anche leggendo Il sussurro del mondo di Richard Powers, in cui c'è proprio la storia di una botanica che ha scoperto delle cose meravigliose sugli alberi ed è stata ignorata per anni e anni, anzi ridicolizzata dalla comunità scientifica, proprio perché c'è questo bruttissimo pregiudizio sul fatto che le piante non siano esseri intelligenti, l'accezione che noi abbiamo del concetto di intelligenza, e il tutto soltanto perché le piante non si muovono. Ma il fatto che non si muovano in realtà è una caratteristica che le rende ancora più intelligenti, perché devono attuare delle strategie proprio perché non si possono muovere, però si devono replicare. E quindi spesso gli scienziati, i divulgatori, i botanici hanno delle difficoltà proprio perché gli vengono preferiti i lavori riguardanti invece la ricerca sul regno animale. E Stefano Mancuso quindi si imbarca in questa impresa affascinante, bellissima, di raccontarci il ruolo delle piante attraverso le storie. Storie antichissime, perché le piante in realtà sono molto più vecchie di noi, e quindi storie che partono dall'alba dei tempi, storie delle piante delle sacre scritture, storie di piante congelate nel permafrost, storie veramente di un fascino incredibile. Io sono innamorata, tant'è vero che se anche qui vi parlo di libri da regalare a Natale, ma in realtà potete regalarlo quando volete, ma questo è un regalo perfetto per chiunque, perché è veramente un bellissimo saggio. Si parla anche di piante reduci dai disastri nucleari e si intrecciano con le storie degli esseri umani, ed è questa è bellissima, è veramente la magia di Stefano Mancuso. Mi è piaciuto tanto, vi consiglio anche l'audiolibro letto da Paolo Giordano, veramente sono rimasta incantata. Poi ho ascoltato un altro audiolibro, Le parole sono importanti, di Marco Balzano, ma diciamo che come audiolibro è piacevole. Come libro cartaceo non lo comprerei mai, però insomma, se cercate spunti per audiolibri, questo è molto molto piacevole da ascoltare, soprattutto perché si susseguono le voci di tanti attori italiani bravissimi: Yaya Forte, Giulio Scarpati, cioè c'è veramente un mondo, ci sono tantissime voci, una per ogni capitolo, e raccontano l'etimologia
di alcune parole, cosa che io amo perché io amo la parte etimologica delle lingue, in particolare quella italiana, ovviamente, e le racconta con estremo garbo, cultura, perché Marco Balzano è comunque un uomo molto colto, sofisticato, però il problema è che tutto il libro è una sorta di moralismo veramente eccessivo, di cui avrei fatto volentieri a meno. Cioè, la parte, per esempio, sui social è come sempre imbarazzante, quando si parla di social, ma perché parlate di social se non li sapete usare, se non li usate? Cioè, gronda moralismo da tutti i pori. Detto questo, me lo vedo bene come spettacolo teatrale, cioè mi è piaciuto proprio ascoltare, perché invece su altre parole siamo veramente su un livello molto alto, come per esempio la parola confine, da limes, eccetera. Cioè, c'è veramente un lavoro piacevolissimo su, cioè, se vi piace sentire i racconti di come funziona la lingua. È veramente molto carino, dovete ignorare alcune parti riguardo ai giovani, social, eccetera, perché sono molto ok boomer, però a parte quello, assolutamente, se non sapete cosa ascoltare, questo è breve, è affascinante, ben scritto, ben raccontato, veramente comunque consigliato, a parte alcune cose su cui ormai soprassiedo perché non ci faccio più caso a certi tipi di moralismo sui social, sulla cultura digitale, eccetera, perché a volte è un po' tempo perso. Bene ragazzi, questo video infinito finisce qua. Chissà che i sorci verdi che vedrò durante il montaggio, perché ho registrato per 2 ore consecutive. Come al solito trovate qui sotto i link di affiliazione se volete comprare qualche titolo che vi ho consigliato in questo video, ma non solo, oppure se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal, trovate la pagina Ko-fi qua sotto. Altrimenti potete anche seguirmi in altre meravigliose lande di internet. Infatti, qui sotto trovate anche i link ai miei social. Detto questo, è veramente tutto. Un bacione alla vostra mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao!